Strisce blu a Teramo, arrivano i parcometri senza obbligo di custodia, previsti abbonamenti e tariffe giornaliere. Le nuove disposizioni sono contenute in una gara ponte della durata di un anno, indetta dall'amministrazione comunale, il tempo necessario cioè per indirne una più strutturata e di maggiore durata. Le nuove regole però metterebbero a rischio il lavoro di 25 operatori della Tercop, la cooperativa sociale che da 27 anni gestisce gli stalli a pagamento nel centro storico di Teramo. Con gli importi previsti dal comune, i lavoratori percepirebbero circa 300 euro al mese. Di fatto tutti disoccupati, come spiega Leo Iachini, presidente della Tercop. Contestiamo che da queste nuove condizioni praticamente si raggiunga un fatturato di circa 776 mila euro, come hanno previsto dal conto economico. E questo ovviamente inficia tutto, perché ci sono delle spese fisse, tipo affitto dei parcometri 100 mila, canoni 160 mila, un altro canone variabile, eccetera, eccetera. Quindi rimarrebbero a disposizione del personale circa 150 mila euro. Con 150 mila euro ci potrebbero uscire circa 14, ma nemmeno full time, buoni part time. E poi, siccome il bando prevede di premiare ulteriori assunti, quindi tutti assumerebbero la maggior parte di persone che ovviamente dovranno dividersi quell'ossicino, e quindi alla fine il rischio, no, il rischio pure in eventualità, che lavorerebbero 20-25 persone a circa 300 euro al mese, ovviamente con le famiglie, tutti hanno le famiglie da campare e nessuno sostanzialmente potrebbe dire di avere un lavoro. Qual è la vostra proposta? Allora, la nostra proposta, ricordiamo innanzitutto le proposte che abbiamo fatto, più proposte ritenute vantaggiose dall'amministrazione comunale, da commissioni consigliari, e quindi che fine hanno fatto? E siccome si parla oltre a me di altre proposte pure che arrivano, le nostre proposte praticamente sembra che siano state dimenticate. Però per l'emergenza, per l'urgenza di questa gara ponte, noi condividiamo la proposta fatta dal sindacato, che semplicemente per guadagnare un anno di tempo si potrebbe ripetere una gara alle stesse condizioni di oggi, con custodia e per il momento l'esclusione di parcometri. I 25 lavoratori della Tercop confidano nel senso di responsabilità dell'amministrazione comunale di Teramo e restano in attesa di soluzioni positive che potrebbero arrivare dall'incontro che si terrà lunedì prossimo tra comune e sindacati.